ragazzi, sto facendo l'intro del vlog di oggi attaccata al termosifone perché si muore di freddo. Comunque, salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Per me è stranissimo perché vlog 2 giorni di seguito, ma voi ovviamente avete visto il primo vlog giovedì, e vedrete questo qua domenica, quindi per voi sono passati dei giorni, ma ieri era mercoledì e il vlog l'avete visto giovedì, oggi è giovedì e il vlog lo vedrete domenica. Se non mi conoscete, io sono Francesca e gestisco questo canale, ovvero Call Me Aliens, dove parliamo di robe principalmente collegate all'università. Infatti i miei vlog sono principalmente le mie giornate in università. Scusate se mi muovo, mi sposto, ma è per tenervi il più stabile possibile. E perché vlogo oggi? Boh, perché in realtà ogni giorno è buono per vloggare, ma oggi in particolare inizio la ripetizione della parte di anatomia gastrointestinale dopo aver passato ieri l'esame, il parziale di fisiologia. Sono ancora contentissima, non ne avete idea. Adesso devo iniziare la giornata sistemando un po' le cose del vlog che appunto vedrete oggi, perché sono riuscita, grazie al cielo, a caricarlo. È stata una corsa contro il tempo, infatti sono contentissima che questo lo vedrete domenica, così ho tempo di sistemarvelo con calma e tutto, e poi 5-10 minuti esco per andare in università. Oggi pomeriggio ho anche un laboratorio, e tipo laboratorio quello con l'osservazione delle ossa dal vivo, non sala settoria, quindi è un laboratorio un po' più tranquillo perché sala settoria, diciamo, è più pesante sia a livello psicologico che a livello proprio di studio, perché devo sempre ripetere tutto nel dettaglio in modo che la sala settoria sia utile come esperienza, altrimenti non ha senso andare là senza saper nulla. E quindi adesso sistemo un po' la pubblicità e corro a lezione. Stamattina a lezione abbiamo anatomia muscoloscheletrica, che è l'altra parte dell'esame che ho dato ieri e la darò a fine febbraio, e poi abbiamo semeiotica dell'addome che va con gastrointestinale, che voglio dare a gennaio, quindi sarà il primo esame che darò nella sessione di gennaio. Il professore di semeiotica dell'addome è estremamente bravo, secondo me, io mi trovo molto molto bene con le sue lezioni, quindi non lo so. Mi sono scordata di dirvi, ecco, all'inizio del video, se non mi seguite già su Instagram ve lo lascio scritto qua sotto, e andate a seguirmi anche là perché al di là dei vlog li pubblico contenuti giornalmente, e questo vlog tra l'altro ricade all'interno dei vlogmas, quindi se avete suggerimenti particolari per video che volete vedere nei vlogmas lasciatemelo scritto qui sotto nei commenti. Io direi che sistemo le mie cose e poi esco. Sono uscita di casa, sì, mi sono messa il rossetto alla fine. Potrei scrivere un manuale di 200 modi per perdere tempo quando sei in ritardo, perché questo è decisamente una perdita di tempo. E niente, vado. Proprio al volo, infatti fra 10 minuti devo di nuovo uscire perché poi devo andare in laboratorio. Intanto qua il mio rossetto mi sta salutando, ma vabbè. E è comoda la cosa perché mia nonna abita nella stessa via dove io ho i laboratori, e quindi faccio super in fretta ad andare in laboratorio e posso pranzare qua e farle compagnia un po', mentre pranzare da sola con le amiche, cioè mi piace stare con le mie compagne in corso, però è sempre molto meglio stare a casa, non doversi stressare per preparare mille cose e tutto. Adesso devo anche stampare delle cose e poi vado. Ragazzi, sono tornata a casa da laboratorio, è stato utile e interessante comunque perché soprattutto questi laboratori dove andiamo a vedere le ossa, secondo me sono molto interessanti. Adesso sto facendo merenda con dei mirtilli che ho trovato nel frigo
sono la cosa più salutare che ho trovato. E poi cioè, mi concedo tipo un po' di pausa e poi inizio a studiare anatomia. Dovevo andare a una guida alle 19, ma l'istruttore mi ha scritto che è stata annullata, non so bene perché, forse ha avuto dei problemi lui, così quindi alla fine ho spostato domani alle 4, cioè per voi non è domani perché io oggi giovedì e la farò venerdì, ma comunque lo vedrete domenica questo vlog, quindi l'avrò già fatta, si spera. E lì in fondo vedete le stampe di cui vi ho parlato nel mio video dei regali appese al muro. E niente, cioè in realtà non mi dispiace che la guida sia stata annullata perché voglio iniziare a studiare seriamente anatomia da oggi e il fatto di avere la guida alle 19 e essere uscita dal laboratorio alle 4 comunque non mi dava la possibilità di fare più di 2 ore di studio, così che 2 ore per anatomia non sono moltissime. Quindi oggi inizio bene, domani mi spezzerà un po' il pomeriggio la guida, ma avere la sera libera è meglio perché in realtà io poi mi allungo sempre verso la sera a studiare. Spero, ho stampato le prime, boh, 4 sbobine, una cosa del genere, e ho preparato il libro perché voglio confrontare quello che ha affrontato la prof in classe a quello che c'è ovviamente sul libro. E niente, spero di partire in quarta con questo studio dell'anatomia. Sono abbastanza fiduciosa per questo esame. E niente, vi aggiorno più tardi. Adesso mi riposo un pochino e poi inizio lo studio. Ho tutto questo alone rosso perché mi sono levata il rossetto e mi sporco sempre quando mi levo il rossetto, ma ormai è routine, siete abituati a vedermi in qualsiasi condizione in questi vlog. Allora, ragazzi, mi sono riposata un pochino. È tempo di iniziare, direi. Sì, ho la sciarpa addosso, ma i termosifoni a casa mia non so perché non si sono accesi, ma. E quindi cioè, si muore di freddo, che ma. E quindi niente, studio con la sciarpa che vi devo dire, recupero l'astuccio e mi sa che metto su Forest, una stanza di Forest. Per chi non sapesse cosa è Forest, praticamente è un'applicazione che ti permette di far crescere una piantina virtuale mentre tu studi e la cosa carina è che poi alla fine tu hai tutto il tuo giardino con. In cui ci sono tutte quante le piantine che sono cresciute corrispondenti al numero di ore che poi tu hai studiato. È un'idea molto molto carina, costa tipo 2 euro l'app e boh, io la uso un sacco e mi è un sacco utile e soprattutto l'ho usata un sacco quest'estate quando stavo studiando biochimica soprattutto. Quindi io adesso ho le mie cose stampate e inizio a studiare, ci ritroviamo dopo. E niente. Fa freddissimo, ve lo giuro. Spero di poter fare il più possibile oggi in modo tale da non avere tanto da fare nei prossimi giorni. Ragazzi, la mia posizione non è variata per nulla in queste 2 ore e ho finito la prima sbobina e ho ripetuto, ho integrato dal libro, sto iniziando con i muscoli della lingua. E poi si vedrà. Comunque sì, sto integrando fra libri e applicazioni qua, cioè sto impazzendo, impazzirò prima o poi. Però, cioè, nel senso, not bad come lavoro. Ho usato anche Forest, troppo carini gli alberini versione natalizia. Adesso vi faccio vedere un po' come sono i miei appunti di anatomia. Ok, Dan, qui abbiamo tutta la questione anatomia gastrointestinale. Qua ho tipo schematizzato le robe per ripetere la oral cavity e poi qua c'è la mia applicazione fidatissima che mi aiuta perché a volte le prof non sono tanto specifiche con origine e inserzione dei muscoli e quindi questa qua mi aiuta con l'origine e l'inserzione dei muscoli. E qua c'ho la sbobina su cui sto integrando e su cui sto ripetendo soprattutto. E niente. Così va la situazione per questa ripetizione di gastrointestinale. Ragazzi, ho appena finito di cenare, come avete visto dalle clip, brevi clip del mio favoloso minestrone. E io direi che in realtà noi siamo giunti alla conclusione del video di oggi perché sono veramente, veramente, veramente KO dopo aver fatto l'esame ieri e non essermi fermata un attimo.
aver fatto 6 ore di lezione oggi e 3 di studio. Mamma mia, cioè, comunque nel frattempo, mentre ero off camera, ho pubblicato un post su Instagram. Ovviamente voi questo vlog, sì, un nuovo termine. Voi questo vlog lo vedrete domenica. Il post l'ho pubblicato oggi, cioè giovedì, però vi consiglio di andarvelo a cercare, anche se è domenica, e di leggerlo perché ho scritto delle cose molto importanti e molto significative per me su cosa vuol dire quella che è la differenza fra la realtà e Instagram, soprattutto nel mondo degli studygram che propongono questi modelli di studio sempre così perfetto e così avanti. So che in parte anche io faccio ancora fatica a far vedere i miei momenti no. Ma i momenti no ci sono e nessuno è perfetto e non dovete perseguire dei modelli di perfezione perché è ovvio che uno sui social mostra sempre solo la parte migliore di se stesso, ma siate consapevoli che ci sono tante giornate no, tanti momenti no, tanti momenti in cui non si riesce a studiare, non si ha voglia, si vuole fare altro, non c'è niente di male. E quindi vi consiglio di andare a recuperare il post se non l'avete letto ancora. E niente, io probabilmente adesso mi farò una doccia calda perché sto veramente congelando veramente tanto. E niente, io direi che possiamo concludere qui questo vlog. Se ancora non ve l'ho detto perché mi pare non avervelo ancora ricordato, oltre a qua vi consiglio di seguirmi sulla mia pagina Instagram che vi lascio qui. Molti mi mandate la richiesta sulla mia pagina personale, che è vero, si chiama come il canale, ma è la mia pagina personale. La mia pagina pubblica del canale è questa qua, non è Colmi Aliens, quella è la mia pagina privata e personale, ecco perché il profilo è privato. Seguitemi qua, quindi non sull'altra. E niente, direi che il video di oggi, anche il video di oggi è stato produttivo e spero vi sia piaciuto, spero vi abbia tenuto compagnia. Se siete arrivati a questo punto del video, lasciatemi in un commento dicendomi cosa state facendo in questa domenica, così cosa avete intenzione di fare, anche perché penso sia già l'ora di fare l'albero quando vedrete questo video. Quindi io vi mando un bacione, raccontatemi cosa state facendo e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Thank you.